stata la nostra scelta per continuare come dal primo giorno a stare al fianco dei territori, delle comunità colpite dall'alluvione e dalle frane di maggio, che ancora aspettano risposte, ancora aspettano di poter sapere, le famiglie, le imprese, gli agricoltori, quando arrivano i ristori che sono stati promessi dal governo. Siamo qui per ascoltarne i bisogni, per metterci a disposizione concretamente di quelle richieste, sapendo che bisogna fare molto in fretta per permettere a queste persone, a questo territorio di ripartire. È incredibile che ancora non vi siano stati i ristori da parte del governo. Quello che hanno visto finora è stato anticipato dalla regione, dalla protezione civile, ma c'è bisogno di riuscire ad accompagnare la ripresa in questo territorio. Non dimentichiamo le difficoltà, gli agricoltori che hanno perso tutto, hanno perso alberi da frutto che crescono in 4-5 anni e per questo periodo andranno sostenuti ed aiutati. Sull'Europa che vogliamo, accanto al capogruppo del gruppo socialista e democratico Iracy García Pérez, che ha deciso di venirci a trovare, e partiamo con una visione che non può che essere quella del sogno federalista europeo. Domani è proprio il giorno in cui ricorrono gli 80 anni del primo discorso di Altiero Spinelli sull'Europa. Era il 1943, la guerra non era ancora finita, trovo straordinario che da un gruppo di confinati a cui era stata tolta la libertà venisse questo grande sogno, questa grande utopia di un'Europa unita, di un continente che condividesse le risorse anziché litigarsele con i conflitti. È una grande lezione ancora oggi, quella che il nazionalismo, i nazionalismi purtroppo in questo continente hanno sempre prodotto una cosa soltanto, la guerra. Perché quando non li sentite parlare di scuola non è un caso, è un disegno. La casa è un'altra grande battaglia che stiamo facendo, anche su questo il governo cosa ha fatto? Alla prima occasione ha cancellato 330 milioni di euro di fondo per l'affitto. Fa bene all'economia aiutare l'occupazione femminile, no? Mi aspetterei questo dalla prima premier donna di questo paese, altrimenti abbiamo ragione a dire che non tutte le leadership femminili sono anche leadership femministe, perché non ci servono leader donne che non si battono per tutte le altre donne di questo paese.